Un minuto con Padre Pio dai luoghi di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo all'interno del percorso che tutti i pellegrini compiono ogni giorno quando vengono qui a visitare i luoghi di Padre Pio. Qui per raccontarvi ciò che ci ha scritto a questo indirizzo email che vedete in sovraimpressione, Alessandro Nardi, 41 anni. Non è stato mai particolarmente devoto di Padre Pio, cresciuto però con una fede forte ma diretta. Si rivolgeva al Signore, scrive, senza intermediari. Tutto cambia però nel novembre del 2020, quando si trova in uno dei momenti più difficili della sua vita, disperato, senza lavoro, con la necessità urgente di trovare 20.000 euro. La sua storia inizia quando, senza una ragione apparente, viene spinto a cercare vecchie fotografie. Qui tra immagini della sua infanzia appare proprio una foto di Padre Pio accompagnata da un santino della Vergine Maria. Questo episodio lo colpisce profondamente. Rimasi di stucco, scrive, perché non c'era alcun motivo per il quale quelle foto potessero essere lì. Da quel momento Alessandro inizia a pregare davanti a quella foto, ogni giorno, accompagnando la preghiera del santino con il Santo Rosario. Qualche mese dopo, un evento straordinario segna un punto di svolta nella sua vita. In una fredda giornata di gennaio del 2021, sente un calore intenso diffondersi nel suo corpo, nonostante i termosifoni fossero spenti. In quell'istante sente proprio un bisogno forte di pronunciare «Io voglio Padre Pio nella mia vita». Questo episodio lo spinge sempre di più ad avvicinarsi alla figura di Padre Pio, guardando poi tutto quello che c'è in rete, a partire dal film di Sergio Castellitto, guardandolo quasi ogni giorno, come un rituale indispensabile per lui. La situazione finanziaria di Alessandro comincia a migliorare lentamente, due cugini gli offrono 1.000 euro, a fondo perduto, un vecchio amico gli procura anche un contratto a tempo indeterminato, riesce persino ad ottenere un prestito dalla banca, nonostante la sua situazione precaria. Tuttavia le difficoltà non sono finite. Continua a lottare per trovare un lavoro stabile e per far fronte alle rate del prestito, ma miracolosamente non salta mai un pagamento, anche quando è rimasto solo quasi con 256 euro a fine mese. Tra marzo-aprile del 2021 vive un'ulteriore esperienza abbastanza sconvolgente. Parcheggiando la macchina in un luogo isolato sente una sensazione di pace straordinaria, lo racconta, seguita poi da una voce che lo avverte: preparati Alessandro perché stai per morire e tu non sei pronto. Questo messaggio lo turba profondamente, sicuramente lui dice sarà una sensazione mia personale di ansia, ma col tempo lo attribuisce così, ecco, alla suggestione. Poi, leggendo l'epistolario di Padre Pio, trova conforto nelle parole del santo, che parlano di fedeltà continua a Dio, della pace che accompagna le sue manifestazioni. La vita di Alessandro continua ad essere segnata poi da sofferenze, da prove, ma anche da segni di protezione. Affronta crisi di panico devastanti, viene licenziato, perfino cacciato di casa dal fratello, trovandosi poi a dormire in macchina. Eppure, grazie all'aiuto degli amici e della sua incrollabile fede, riesce a risollevarsi, trovando un nuovo lavoro e una nuova casa. Non posso non pensare a un nuovo intervento di Dio e l'intercessione della Santa Vergine Maria e di Padre Pio nella mia vita, racconta Alessandro, riconoscendo come passo dopo passo la sua vita sia stata guidata da una mano divina. Oggi, dopo 3 anni, ha un lavoro stabile e, nonostante tutte le sue difficoltà, una fede rafforzata che lo ha portato a vivere una vita nuova. Ecco, lui scrive, sotto il segno di Padre Pio.